Oggi scopriremo quale eroe sono. Ciao, stasera gli amici, sono Kenny. Oggi siamo qui per vedere appunto quale eroe sono, sperando che non sono quello della lancia, se no mi impicco. Andiamo su questo bellissimo test che lo trovo su Facebook, quindi immaginate voi quanto sono vecchio. Sto squagliando, ragazzi, so che sto squagliando, fa un caldo incredibile. C'è a stare con la maglietta è anche un inferno. Eccolo qua, quale eroe sei? Allora, si parte. Allora, quale eroe sei? Va bene, fai il quiz. Come sono i tuoi amici? Umani e anche gatti. Ho moltissimi amici, ci piace un sacco uscire assieme e siamo sempre l'anima della festa. No. Ho un piccolo e affiatato gruppo di amici a cui tengo molto. Tendiamo a tenere un basso profilo, ma sappiamo come divertirci. Bilanciati, ho amici in cui piace uscire e spassarmela e altri che preferisco trascorrere una serata tranquilla. Diciamo la seconda, andiamo avanti. Sei a scuola e vedi che qualcuno viene bullizzato. Cosa fai? Allora, devo dire la verità, alle medie ho assistito a un atto di bullismo verso un mio compagno e ho sempre pensato, e ora posso anche un po' vergognarmi a dirlo, ho sempre pensato, cerco di ignorare la cosa, non sono fatti miei, non mi riguarda, quindi perché vuoi mettermi in mezzo? E quindi risponderemo quello. Stai lavorando a un progetto di gruppo per la scuola, avevi proprio il telefono, e qualcuno si offre di occuparsi di una parte complicata. Tu, ecco, pure qui dico che quando lavoro qualche progetto tendo a fare tutto da solo, perché tendo a dare poca fiducia a persone che so che non riuscirebbero a farlo. Finché sono persone che so le loro capacità, quindi so che riescono a farlo, bene. Se sono persone che vogliono solamente dare una mano e basta, no grazie. Quindi rifiuto l'offerta e faccio da solo. Sì, sono un tipo sociale, non sembra. Stai presentando il progetto di gruppo e ne devi tirare una potente, in che senso? Ah, ok, in pratica devi scorreggiare. Dillo, devi scorreggiare. E la trattengo. Stai giocando di ruolo. Ma chi l'ha tradotto sto coso? Stai giocando di ruolo e un gruppo di mostri attacca. Come ti comporti? Allora, qua dipende molto dallo stile di combattimento, devi da. Io quando posso scegliere qualche arma di qualche gioco, uso sempre armi a distanza. Quindi mai una spada, ma sempre l'arco. Cioè l'arco è quello che a me piace tantissimo come arma, quindi mi tengo lontano e attacco a distanza. E va bene, da bambino cosa avreste voluto fare una volta cresciuto? La rockstar o il supereroe? E che? Lo scienziato o l'esploratore? Il dottore o il pompiere? Io volevo fare il bianchino. Quando ero piccolo volevo fare il bianchino perché disegnavo. Non sapevo che esistevano lavori tipo mangaka, quindi che dovevi disegnare, o animatori, non ne avevo più la idea. E quindi volevo fare il bianchino perché era l'unico lavoro che sapevo dove usare i colori. Sei al fast food e il commesso ti dà una bibita sbagliata. Tu, io sono il tipo che dice, vabbè, mi bevo questa. Come descriveresti il tuo stile? In che senso? Preferisco bilanciare comodità e stile. Come ti descriverebbero i tuoi amici? Penso più allegro e buon cuore che gli altri, no. Non sono intelligente, non sono abile o talentuoso e non sono infaticabile. Oh, arco. Sai che non mi va di leggere, ma tutto quel testo. Cioè, chi va di leggere, leggi. Portate che sono quel tizio con l'arco, che io chiamo sempre tizio con l'arco perché non mi ricordo il suo nome, quindi tizio con l'arco. Io sono il tizio con l'arco. E quindi questo era il video, spero vi sia piaciuto. Così spoilerate con tutte le schede, vi lascio il link per fare il test in descrizione, così me ne potete farlo anche voi in tranquillità e mi direte quale eroe siete, sperando che non siete quello della lancia. E noi ci vediamo come al solito nel prossimo giorno, nel prossimo video. Ciao ragazzi.